E fu così che la sua vita passata e tutto quello che si diceva di lei impedì a Violetta di restare con Alfredo. Fu così che lei promise che l'avrebbe lasciato. La casa dei sogni. La casa dei sogni ha un tetto di paglia. Ha un tetto di paglia. Se la vita soffia forte. Il tetto viene giù e la casa non c'è più. Quando leggerai questa lettera, Alfredo, io sarò già l'amante di un altro. Tutto è finito. Torna da tuo padre, da tua sorella. Dimenticami. Dimentica questa cattiva ragazza. Questa ragazza traviata, rovinata, di nome Violetta, che hai avuto la bontà di amare ma che non può renderti felice. E che però ti deve i momenti più belli della sua vita. Una vita che non sarà più lunga. La signora è malata di un male molto grave. La casa dei sogni. Adesso è un cerchio vuoto, dove ognuno è perso. È un sacrificio. Violetta ha lasciato Alfredo. È tornata alla sua vita di sempre, il teatro, i balli. Ma non si diverte più come un tempo. Ha fatto bene. Non lo so. Ma guarda, in questo cerchio vuoto, ora c'è il padre di Alfredo, che non capisce il loro amore. Cerca di riprendersi suo figlio. Resta solo. Provenza il mare suol, fino al cor di
Ma ha fatto bene, Violetta. In questo cerchio vuoto, anche Alfredo non capisce. Non capisce perché non sa. Violetta esce con un duca e con un conte. E lui non la perdona. È come impazzito. La insegue dappertutto. Le chiede se lo ama. La cerca ansiosa ad ogni festa e la tratta male davanti a tutti. Furioso! Alfredo, è quello che mi chiedo ancora dopo tanto tempo. Ma non si può fare niente per cambiare la storia. È andata così. Nel cerchio vuoto. La signora. Nella casa abbandonata. È svenuta. Come una principessa stregata da un cattivo fato. È svenuta perché è malata. Molto malata. Da quando ha lasciato Alfredo è peggiorata moltissimo. È pallida, triste, debole. Non ride più. E quelli che prima la corteggiavano non si fanno più vedere. Non vengono più a trovarla. La signora adesso è sola. Nella casa del dolore. Ma cos'è?
carnevale. Fuori è carnevale. E Violetta si sente morire. Sono sola. Ho la febbre. Oggi mi sono alzata un poco. E dietro le tende della finestra vedevo scorrere la vita di questa città. Ho visto dei conoscenti passare per strada, rapidi, allegri, incuranti. Nessuno ha alzato nemmeno uno sguardo alla mia finestra. Come si dimentica in fretta chi è malato? Quanta gente è felice e non sa di esserlo. È orribile. Fuori è carnevale e io mi sento morire. Violetta, quella che sapeva dare gioia. L'amore di Violetta Alfredo. C'è una lettera del padre di Alfredo. Solo ora vedo il male che feci. Ho un grande rimorso che mi divora l'anima. Alfredo non è in città, ma tornerà presto. Io stesso gli ho svelato il tuo sacrificio. Tornerà ad abbracciarti, a chiederti perdono. E io con lui. Meriti un avvenire migliore. Ti bacio come una figlia. Tuo papà di Alfredo. È tardi. Violetta e Alfredo si abbracciarono un'ultima volta. Qualcuno dice così. Dicono che Alfredo sia tornato con suo padre. Appena in tempo per un ultimo abbraccio. Per sognare ancora un poco assieme. E poi lei andò, lasciando la luce accesa. Perché separarsi è doloroso.